Gesù ti vuole guarire. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici, buona domenica. Quanto è bello, fin dal mattino, accogliere la parola di Dio e il suo Vangelo. E insieme leggiamo Marco 1:40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Amen. Cari amici, che bello il Vangelo di oggi. È bello sempre in questo primo capitolo ascoltare come Gesù è davvero Dio, Gesù è il Signore, Gesù guarisce. E l'episodio di oggi del lebbroso è importantissimo. Perché? Siamo di fronte ad un malato di una specie molto particolare, cioè quei malati che, secondo la tradizione giudaica, dovevano essere emarginati, allontanati dalla società, poiché la lebbra era contagiosa e mortale, non dovevano i lebbrosi andare vicino alle persone sane. Quindi venivano tutti messi in luoghi appartati, isolati, e condividere tra loro gli ultimi giorni di vita. Se qualche lebbroso dovesse uscire da qualche parte, bisognava gridare: aiuto, aiuto, un maledetto, scappiamo. C'era davvero il pericolo del contagio dal lato fisico, ma dall'altro aspetto c'era il pericolo di essere macchiati, di essere sporcati, di essere maledetti, poiché sapete che a quel tempo la malattia veniva vista non solo a livello fisico, ma anche spirituale e morale. C'è una maledizione, qualcosa avevano fatto perché fossero così e perché avessero avuto quella fine. Capite che mentalità c'era? Gesù quindi trova e vede questo lebbroso che si avvicina. Gesù doveva scappare via, correre via e gridare: attenzione, un impuro, un maledetto. Gesù rimane fermo, ascolta quello che questo lebbroso dice e supplica: se vuoi, puoi guarirmi. Cosa fa Gesù? Rimane, lo ascolta, e però a una distanza abbastanza giusta, ma lui si avvicina al lebbroso, tende la mano e lo tocca. Capite che Gesù è un trasgressore. Gesù fa ciò che la legge diceva di non fare. Non fugge, non grida, è con impuro, ma Gesù si avvicina, tende la mano e lo tocca. Era rigorosamente proibito, ripeto, toccare un lebbroso. Addirittura quasi si veniva emarginati come i lebbrosi, anche perché potevi essere contagiato. Ecco allora, da questo gesto noi comprendiamo qualcosa che è forte, ma davvero forte. Gesù vuole, ha la volontà piena, ferma, risoluta di guarire l'uomo. Ma lo mettiamo al personale. Gesù vuole guarire te. Gesù non si, permettetemi questo termine, non si schifa, non si fa problemi di sporcarsi con la tua lebbra.
A Gesù non interessa come sei tu, a che livello sei di lepra, a livello di peccati, di quello che hai fatto, di quello che hai detto, di quello che hai combinato. Gesù vuole guarirti. Gesù ti vuole liberare, perché la lebbra aveva isolato quell'uomo. Lo aveva allontanato dalla società e dalla comunità. E quante volte accade così nel mondo? Certe situazioni gravose allontanano certe persone da tutti. Dio vuole avvicinarsi oggi a te, a me, dicendo, caro fratello, cara sorella, non mi importa come sei, che tipo di lebbra hai, che tipo di male hai fatto. Io ti voglio sanare, io voglio guarirti. Questa è la volontà di Dio, questa è la volontà del Padre. Ecco il Padre buono che abbiamo. Ma se non ci caliamo in quel contesto storico e culturale, non comprendiamo. Sembra che passa un lebbroso, Gesù lo tocca, guarito. È molto forte ciò che avviene. E Marco lo descrive molto bene. Gesù dice con le proprie parole, oltre che coi fatti, lo voglio, sii guarito, sii risanato. Lo voglio. Gesù ha questa volontà, fratelli e sorelle. Mettetevelo bene nella testa. Gesù vuole guarirti. Gesù vuole liberarti. Gesù vuole risanarti. Gesù vuole tirarti fuori dalla fossa. Gesù vuole allontanarti dalle tenebre e portarti alla luce. È deciso. Non puoi farci nulla. L'unica cosa che puoi fare è scappare da Lui. Ma noi vogliamo guarire, quindi ci avviciniamo. E Gesù ci tocca. E quando ci tocca, lo sappiamo, guarisce. Ecco che ciò avviene. Subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu guarito. Cari amici, lasciamoci toccare da Gesù. Non scappiamo da Lui, avviciniamoci a Lui. E Lui tenderà la sua mano oggi stesso sul tuo male, sulla tua lebbra, e ti guarirà. Signore Gesù, benedetto tu sei. Signore Gesù, io ti voglio lodare, ringraziare, perché di fronte alla mia lebbra tu non ti allontani. Di fronte ai miei mali, ai miei peccati, alle mie difficoltà, alle mie cadute e fragilità, tuo Signore mi vieni incontro, mi abbracci. Grazie Signore Gesù perché tu sei il Signore della vita. Grazie perché in te oggi posso riposare tranquillo, trovare la mia pace. Signore, grazie perché tu vuoi guarirmi, perché hai questa volontà precisa, perché mi ami e perché vuoi che io stia meglio di prima. Grazie perché vuoi togliere la lebbra che mi pesa giorno dopo giorno, la mia depressione, le mie oppressioni. Grazie Gesù perché il Padre che mi ama ti ha mandato a me per sanarmi, per rendermi libero nel cuore, nella mente, nel mio corpo. Guariscimi, oh Dio, guariscimi. Sono qui, mi affido a te, vengo a te. E come questo lebbroso anch'io ti dico, se vuoi, puoi guarirmi, puoi liberarmi. Ma noi sappiamo, io lo so Gesù, che tu lo vuoi e lo farai. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quanto è bello allora, cari amici, respirare quest'aria dell'amore di Dio, questo profumo della misericordia sua, che anche oggi mi dice e ti dice, Gesù ti vuole guarire. Ecco lo slogan di oggi. Ricordatelo. Gesù ha questa volontà di guarirti e di liberarti. Lasciati toccare da Lui. Buona giornata e buona domenica. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo.
Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.